Eccoci, questa è la stanza. Vabbè, una rapida occhiata anche al bagno. Piccolino ma confortevole, questa è la porta d'ingresso. Ci sono due scalini, le mie ciabattine. E ovviamente preparatevi al marasma totale. Uno, due, tre. Ops, via. Basta. Mi sono già persa. E ora esco da questa stanza perché veramente ho voglia di uscire. Chiudiamo e andiamo. Dite la verità che lo bag così non l'avete mai visto. E questo è il Duomo Nuovo. È troppo bello perché c'è appunto la costruzione del Duomo Nuovo, a parte la bellissima giornata, non so se vedrete lì c'è il Duomo Vecchio. Si vede col sole vicino, che bello. E all'interno è fantastico, vedrete sicuramente qualche ripresa. Merita veramente tanto, se venite a Brescia passate di qua. Ci tenevo a sottolineare che questa volta c'è scritto dove siamo, quindi lo volevo dire. Piazza della Loggia. Dai, un altro piccolissimo scorcio, poi scappo. Giuro. Che bello, a me piace fare la turista per caso. È fantastico, proprio questo cielo. Ti voglio veramente stare in giro. Eccoci qua. Con le luci della sera, ovviamente, si vede tutta la sua bellezza. Questo è ancora più bello con la luna piena. C'è tutto il viale illuminato. La carrozza è veramente una meraviglia. Bellissimo. Ed è arrivata la sera, come ogni sera le illuminazioni a Brescia sono fantastiche. Siamo qui, c'è anche Aaron che è venuto a trovarmi, c'è l'amore della mamma. Ciao, passata, amore mio! Guardate che belle le decorazioni di Natale! Questo momento merita veramente! Non vedo l'ora di verlo! Yeah! E finalmente si mangiano, buoni! Tovagliolo ovviamente, natalizio! Buon appetito! E per finire in dolcezza tra la Macarena olè, noi ci mangiamo il pan di stelle! Ciao! E si saluta la stanza di Brescia. Ciao ciao! L'idea è un po' malsana di venire al castello e sono qui a fare non so quante decine di scalini e non siamo ancora arrivati. Che fiatone, sono troppo pigra per fare attività fisica, non riesco neanche a parlare, mannaggia. Cosa c'è? Ti piacciono le foglie? Chi ce l'hai? E visto che comunque siamo venuti fin quassù, ci gustiamo almeno un po' di panorama. Che bello. Cosa intelligente, l'hanno diviso a metà, adesso si mangia. Finalmente a casa! Avete troppo contenta di essermi portata questo souvenir gustosissimo da Brescia. Io chiudo il vlog e fatemi sapere se vi piacciono i vlog dei 5 minuti, che detta così non so se è carino, però insomma avete capito. Ciao!